Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. L'assessorato ai lavori pubblici del comune di Voghera ha disposto una riorganizzazione strutturale della mensa della scuola primaria Leonardo, lavori che permetteranno al refettorio scolastico di ospitare 240 bambini evitando l'affollamento della sala. Quali sono gli obiettivi di questi lavori? Lavori che vogliono portare la mensa ad essere assolutamente a norma per 240 bimbi, in modo che la direzione generale della scuola possa utilizzarla come meglio crede. Sono lavori che saranno finiti entro? Lavori che verranno fatti, sono pochissimi lavori, innanzitutto perché la mensa è già a norma, diciamo così. Mancano ancora due piccole, qualcosa che riguarda una finestra, credo una porta. I lavori verranno realizzati in tempo breve. Occorre che il municipio attenda l'autorizzazione definitiva dei vigili del fuoco, che credo che arriverà a breve. Entro il mese di giugno sarà invece concluso il lavoro di ampliamento della fognatura di via Barenghi, che aiuterà lo sfogo delle acque fognarie di via Emilia. Un tratto che in caso di maltempo è spesso soggetto a criticità. I lavori, realizzati in piena sinergia e collaborazione tra Comune di Voghera, ASM e Pavia Acque, sono costati a quest'ultima circa 200.000 euro. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.